Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che sarà un video creazioni e da tantissimo che non ne carico uno sul canale perché devo dire che quest'estate non ho creato moltissimo, però qualcosina sono riuscita a fare in vista più che altro di swap o regali, cose del genere. Oppure quando trovavo comunque un momentino di tempo libero, allora facevo qualcosina. E prima di spedire le creazioni per gli swap o per i regali o cose del genere, registravo sempre lo spezzone di video che poi adesso vi andrò ad allegare a questo spezzone qua iniziale, a questa introduzione iniziale. E oltre a quelli vi mostro un bracciale, il bracciale Isabella, che ho creato. Perché in pratica ho partecipato a Swappa il tutorial e dovevo appunto swappare un mio tutorial e ho scelto per la mia swappina il bracciale Isabella, che è un progetto che ho fatto l'anno scorso. Aspettate, prego Molly. Ecco, mi agolava qui davanti la porta finestra. Allora, vi dicevo che ho scelto per la mia swappina questo progetto, che è un progetto dell'anno scorso, che vi lascio qui nelle schede info, qui in alto e anche giù nell'info box, così potete recuperarlo se non lo conoscete. E siccome appunto dovevo inviare il materiale necessario per realizzare questo braccialetto alla mia swappina, ho provato a farne uno spezzone con questi colori qui per vedere se la resa mi piaceva oppure no, se poteva essere carino oppure no. E quindi avendone realizzato uno spezzone, poi ho deciso di finirlo così per farne uno, insomma. Che c'è, Molly? Appena mangiato tipo 10 minuti fa, ma ancora chiede cibo, però stavolta sarò più ferma e non glielo darò, non come nell'ultimo video della mia postazione perlinosa in cui dicevo che non l'avrei dato da mangiare, ma poi gliel'ho dato. Non riesco ad essere ferma, alla fine cedo. Invece stavolta no, Molly, hai mangiato, appena mangiato l'umido. Mamma mia. Allora, quindi ecco qua il braccialetto, come risulta al polso. Che ne dite? Vi piace in questi colori? Io lo realizzai nel tutorial in questi colori qua più tenui, delicati, sul color pesca, diciamo, color miele, color pesca, rosa. E questo invece è un po' più da sera, un po' più argento, blu notte, così. E quindi anche la mia swappina, che è Federica, che saluto, ciao Fede, l'ho fatto fare in questi colori qui. Quindi io appunto l'ho riprodotto. E niente, qua c'è una semplice chiusura, ops, a moschettone. Da quest'altro lato ho messo uno spezzone di catena, così è regolabile. E questo è quanto. Adesso io andrò ad allegare appunto a questa introduzione tutti gli altri spezzoni di video, così potrete vedere cosa ho creato in questo periodo in cui non ho fatto appunto video creazioni. E quindi niente, vi lascio alle altre creazioni. Voglio ora mostrarvi delle creazioni che ho realizzato per una mia amica. E passo appunto a farvele vedere una per una. Allora, la prima sono questo paio di orecchini molto molto piccoli, leggeri e semplicissimi, di cui ho registrato anche il tutorial, quindi se vi fa piacere lo carico. E sono degli orecchini realizzati con delle perle da 4 mm color argento, sopra le quali ho creato questa decorazione a fiorellino con dei bicono da 4 mm della Swarovski, e non vi so dire la colorazione perché l'ho acquistata in un negozio fisico e non c'era scritta, era mi pare da Macca a Roma. Comunque sono una colorazione tipo il quarzo rosa. Poi ho utilizzato delle Rocaille 11 e 15 0 Silver e una goccina sfaccettata Cristal AB. Ho montato il tutto su queste monachelle francesi con la conchiglietta qui davanti e sono davvero molto carini indossati, semplici però danno quel tocco di lucentezza, insomma, di un tocco così anche abbastanza elegante, devo dire, indossati sono abbastanza eleganti. Poi oltre a questi orecchini ho realizzato un ciondolo, il mio ciondolo Dioniso, di cui ho realizzato il tutorial tempo fa e ve lo lascio qui nel pallino informazioni qui in alto. Se cliccate sulla i vi si apre una tendina nella quale io ogni volta metto dei video, e in genere sono video miei ma anche di altri tutorial che cito, e lì potrete appunto cliccando vi rimanderà al mio tutorial del ciondolo Dioniso, che è questo qua. L'ho realizzato in queste tonalità, ho utilizzato la colorazione
due colorazioni di Super Duo, una bianca, bianca perlata, e l'altra invece è una colorazione suede, mi pare. Si chiama, ce l'ho qui, ora ve la mostro. Si chiama Metallic Suede Dark Lavender. Queste me le ha regalate Nina in un video, quindi grazie Nina, le ho utilizzate molto, mi piace tantissimo questa colorazione. E viola, però non so se rende bene in videocamera, di solito il viola viene sempre falsato. Poi ho utilizzato delle perline da 4 mm color verde Tiffany, molto chiaro, che mi piaceva da abbinare con il viola. E poi ho utilizzato delle Rocaille 110 argento, questo è il retro. Vedete, è un po' 3D questo ciondolo. E poi ho applicato qui un anellino e invece della solita catenella ho messo la coda di topo, questa qui, che ho comprato tempo fa su Hobby Perline. E questo è il codice se vi interessa. E questo viola ci stava bene con il viola delle Super Duo. E niente, poi ho applicato qui dei terminali. E il moschettone è un pezzettino di catena, così se lo vuole portare più corto o più lungo può regolarlo, insomma. E niente, queste sono le creazioni che volevo mostrarvi. Oltre al ciondolo e gli orecchini, ho fatto anche questo braccialetto con la tecnica della spirale russa. E magari vi metto giù nell'info box il tutorial che ho seguito. E su YouTube ne trovate tantissimi di tutorial sulla spirale russa. Io ne ho seguito uno in inglese e ho utilizzato delle Rocaille 110, queste qui color ematite, e poi ho utilizzato tutta una serie di pietre, sono perle da 4 mm in pietra dura, e ho utilizzato questo qui viola scuro, poi il bianco e poi un lilla. E la spirale rossa appunto crea questo effetto molto carino a spirale appunto, ma va e nulla. Poi qua non ho chiuso con coppette perché si chiudeva comunque nel tutorial che ho seguito, chiudeva così la lavorazione, mi piaceva lo stesso il risultato. E poi ho sempre difficoltà a chiudere le lavorazioni, i bracciali così a spirale, non trovo mai la coppetta della dimensione corretta, quindi sono stata contenta di trovare queste escamotage. E qui ho messo quindi un semplice moschettone, qui ho aggiunto un pezzettino di catenella e in modo che sia regolabile, temo sempre che i braccialetti che realizzo per altre persone non vadano mai bene di dimensione, quindi preferisco aggiungere un pezzettino di catena. E in fondo ho messo sempre una perlina di quelle che ho utilizzato anche per il bracciale e l'ho applicata con un chiodino a T. E questo qui è il bracciale indossato. Viene così, è abbastanza spesso, però trovo che sia abbastanza portabile, no? Che dite voi? Vi piace? E nulla, questo è quanto. Dall'ultima parte registrata è passato un bel po' di tempo in realtà, e nel frattempo ho anche aderito ad uno swap, e se volete vedere di che cosa si tratta e chi è la mia swappina, vi metto quassù nel pallino informazioni qui in alto il link al video, così potete andare a dare una sbirciata se non l'avete fatto. E vi dicevo appunto, ho partecipato ad uno swap e ho creato per la mia swappina una piccolissima parure composta da orecchini e bracciale. Allora, il bracciale è partito tutto quanto dal bracciale che ora vi mostro. E ho trovato una foto su Pinterest che mi piaceva particolarmente perché rappresentava questo braccialetto molto semplice ma allo stesso tempo molto raffinato, almeno secondo il mio gusto, e quindi ho deciso di riprodurlo. È fatto con le Silky, che sono queste perline qui a rombo, e con una scanalatura, no, non è una scanalatura, è un rilievo centrale. E poi con queste perline 4 mm color rosa e le Rocaille 110 argento. E l'ho visto, l'ho riprodotto, quindi proprio molto semplicemente. Ho aggiunto poi una chiusura semplice a moschettone, qua in fondo ho messo la catenella perché fosse regolabile e ho fatto un piccolo ciondolino con le stesse perle utilizzate nel bracciale. E poi l'ho rifatto identico perché qua mi sono sbagliata, ho fatto troppi pochi moduli e quindi risultava molto, molto corto e non mi piaceva perché aggiungere così tanta catena, quindi ho deciso che questo lo tengo per me.
che tanto non mi importa se ha uno spezzone così lungo di catena, e ne ho fatto un altro per la mia soppina in cui ho aggiunto un modulo, qualche modulo in più, in modo che risulta più lungo e la catena più corta. Al polso, secondo me, è davvero carino perché rimane molto sottile e delicato, così insomma. E quando ho fatto questo bracciale, poi ho detto faccio anche degli orecchini piccini, però perché la mia suppina ha detto di preferire gli orecchini piccolini, e quindi io ho utilizzato gli stessi identici materiali del bracciale per creare degli orecchini molto piccoli. Ho creato questo modulino semplice semplice a rombo, sempre con appunto le silky, le perle da 4 mm, le rocaille. Questa volta ho utilizzato però le rocaille 15-0, così sono venuti ancora più minuti e piccolini appunto. Ho messo questi perni qui traforati. E nulla, che ne dite, vi piacciono? Pensavo di fare un mini tutorial di questi orecchini, se vi interessano, e appena troverò un po' di tempo e se voi mi darete appunto l'ok, che vi piacciono e desiderate il tutorial, appena troverò un po' di tempo lo farò, insomma, ecco, e compatibilmente con gli altri impegni. Quindi ho creato questa mini parure. Molto semplice, molto delicata, perché secondo me può piacere alla mia soppina, spero di sì, insomma, perché ancora ovviamente devo spedirle tutto, quindi non so. E poi ho creato un anello, questa è una commissione, per una mia collega mi ha chiesto un anello, e allora adesso ve lo mostro indossato, ecco qua. Eccolo qui, è fatto non con gli Swarovski, perché le ho mostrato sia gli Swarovski che l'icona di Ting Ting. Lei è piaciuta particolarmente questa colorazione, che è la Peacock mi pare, che è una delle mie preferite di Ting Ting, infatti ne ho comprati diversi pacchettini. E vedete, un anello molto luminoso, abbastanza grande, è quadrato così. E realizzato appunto, oltre che con l'icona, con del rocaille 110 verde, verde scuro. Lei l'ha voluto tutto quanto monocolore, e quindi ecco, vedete la fascetta qui fatta al peyote, e sotto il bicono c'è la lavorazione, ops, c'è la lavorazione con i mezzi cristalli, non so cosa si veda, ma perché è tutto verde scuro quindi si vede poco. Comunque, io ho fatto la lavorazione con i mezzi cristalli sottostante, la lavorazione sottostante così con i mezzi cristalli, poi sopra ho fatto questi incroci con i bicono e le rocaille, e ho seguito un tutorial che, se riesco a ritrovare, ve lo metto giù nell'info box. E nulla, vedete, molto semplice come lavorazione, però è d'impatto come anello, è molto luminoso perché questi bicono fanno tantissima luce. E quindi vi consiglio insomma questo tipo di anelli, perché sono abbastanza veloci da realizzare, ma fanno tantissima, tantissima scena, ecco. Volendo si può montare anche così a rombo, io l'ho montato come fosse un quadrato, perché così ha preferito appunto la mia collega. Ok, questo era quanto, e io spero appunto che le creazioni vi siano piaciute. Vi lascio giù nell'info box i vari schemi o tutorial eventuali, se ci sono, e come al solito, insomma, se avete domande, richieste, curiosità, lasciatemele giù nei commenti e ditemi anche cosa pensate delle creazioni. E nulla, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!